Allora, ciao, siamo arrivati alla quarta lezione, quarta del corso di WordPress e finalmente siamo arrivati a scrivere i contenuti. E un modo per scrivere i contenuti, oltre ad avere un po' di fantasia per appunto scriverli, è una tecnica che si chiama SEO, Search Engine Optimization, e adesso vediamo perché è importante il SEO. Quindi siamo alla quarta lezione, il quarto incontro pratico, e poi seguirà la gestione del menu categorie tag, la parte di WordPress e di social network e alla fine la creazione del tema child. Come anticipavo nella serata, la prossima volta è il 29 e ci sarà una pausa in cui ci sarà un evento Linux, che è la creazione di rete domestica e condivisione della connessione, però andate su comunque l'evento di Facebook per avere maggiori informazioni. Quindi torneremo il 6 e da lì si potrà scegliere per chi è presente, quindi comunque ci saranno due parti di lezione, quella un po' più tecnica su PHP, e comunque verrà creato subito anche il tema child, si parlerà di CSS, mentre l'altra continuerà a proseguire con il corso menu categorie, il WordPress e alla fine il tema child. Il motto di questa lezione non è Search Engine Optimization, ma è scrivere con esempi e opinioni, così ho trovato questa definizione dell'acronimo. Ci saranno poche slide e subito degli esercizi pratici. Infatti, dopo la descrizione di SEO, cosa vuol dire proprio l'acronimo SEO per l'ottimizzazione dei metodi di ricerca, ha questi due principali obiettivi: il facile reperimento del sito dei vostri contenuti, quindi voi premesso che create dei contenuti per diffonderli al pubblico, li facilitate, comunque incominciate a scrivere in un modo tale che gli utenti trovano i vostri risultati. Questo processo di ottimizzazione non serve solo ai motori di ricerca, ma è semplicemente un modo nuovo, il modo del web di scrivere i contenuti, per quello che è molto importante. Il SEO è una parola molto utilizzata per il web marketing e comunque anche per una gestione di concorrenza sul web. Comunque sono strumenti di analisi, c'è proprio delle professioni su il SEO, quindi arrivare i contenuti prima degli altri nella ricerca che si chiama naturale, che si distingue da quella a pagamento, nei motori di ricerca quali Google. E niente, ci sono delle tecniche. Queste tecniche ho notato anche nella mia esperienza che facilitano molto anche la scrittura degli articoli, perché adesso, subito dopo un paio di slide, vedremo che queste tecniche servono per facilitare, per iniziare a scrivere. Uno magari sa cosa scrivere, ma non sa come scriverlo, e allora lo strumento SEO serve per organizzare mentalmente il contenuto. Si può scrivere un contenuto dopo che si fa pratica in una decina di minuti, con un'altra decina di minuti magari per rileggerlo. Questa è una traccia e vi daranno info le informazioni. C'è un plugin SEO per WordPress che vi aiuterà a seguire queste indicazioni e possiamo partire subito. Partire subito vuol dire, ok, pensate a un argomento. Questo l'argomento che volete di cui volete scrivere il contenuto può essere tipo fare appunto i Minion all'uncinetto, fare una gita per vedere i delfini o comunque creare un manuale per fare una luce LED, una luce che si accende e si spegne con
con Arduino, quindi potrebbe essere qualsiasi tipologia di argomenti. Quindi la prima cosa che vi chiedo è pensare alle parole chiave. Costruire una luce LED che si accende e si spegne automaticamente con Arduino, ci sarà luce giorno e notte Arduino. Questa potrebbe essere la parola chiave. Creare mignon all'uncinetto, ci sarà creare mignon, o comunque creare mignon all'uncinetto, sono le parole chiave. Quindi bisognerà scrivere un riassunto. Il riassunto sarà come un tweet, 150 caratteri che vi aiutano a sviluppare le parole chiave. In questo riassunto sarà necessario mettere dentro le parole chiave e legare gli argomenti come trattare. Quindi è come se si fa un indice per sviluppare il riassunto. Cosa serve per creare i mignon all'uncinetto, il materiale, cosa serve per preparare magari il disegno che si vuole ricalcare, quali sono le indicazioni per raggiungere il posto per visitare per andare a vedere i delfini. E poi il contenuto, magari l'esperienza che si potrà avere quando si vedono i delfini, quando si ripropone, e poi magari un commento finale che è una frase per invitare le persone a essere interessate al vostro contenuto. Quindi l'esercizio sarà scegliere questi 5 argomenti, quindi non uno ma 5 argomenti, cercare in Google questi argomenti come vengono trattati e quindi eventualmente copiare le informazioni che vengono descritte, scegliere l'argomento che più viene facile, quindi eseguire i 5 passaggi. Come dicevo anche durante il corso, questa cosa la potete fare su un foglio, la potete fare su un file di testo, oppure addirittura scriverla direttamente in un contenuto di WordPress. Quindi, seguendo questa logica, io vado subito perché ho pensato a un argomento, faccio copia di queste parole e vado a creare in però è associazione Legnano, As Legnano. Il plugin SEO ce l'avete già installato perché ve l'ho fatto installare la prima volta. Comunque, SEO by Yoast. E intanto che si carica, metto un attimo in pausa perché tanto sono passati 7-5 minuti.